entra gradualmente nel vivo il mercato del Pescara. Prossimo il sì di Cristian Galano, che spalmerà il biennale in essere col Parma in 3 anni per Canotè, frenata del club ducale. Dunque Cristian Galano ai dettagli, cessione a titolo definitivo al Delfino. Questi gli accordi. In cambio il Parma acquisisce i cartellini del centrale di difesa Marafini, classe 2000, che tuttavia resterà in prestito a Pescara, e dell'attaccante bulgaro Kirilov, classe 2002, che invece si trasferisce da subito in Emilia. Non è invece così scontato come appariva sino a qualche giorno fa il trasferimento di Canutè allo stesso Parma. Valutazioni in corso da parte dell'area tecnico-sportiva ducale. Per contro Pescara è interessato all'attaccante italo-brasiliano Matteo Brunori Sandri, classe 94, lo scorso anno all'Arezzo, 13 gol più 4 nei playoff, sempre di proprietà del Parma. Iemmello è corteggiato anche dalla Perugia, che offre Falzerano, centrocampista particolarmente apprezzato dal neotecnico del Benevento Pippo Inzaghi sin dai tempi di Venezia. Per il Pescara l'operazione Iemmello sarebbe tuttavia possibile solo con l'eventuale incastro di Brugman, che piace al club campano. In pugno Busellato, classe 1993, in procinto di svincolarsi dal Foggia, centrocampista versatile, può giocare da play, da mezzala e anche da trequartista, carriera totalmente di B, circa 250 presenze tra Cittadella, Bari, Ternana, Salernitana e appunto Foggia. Infine Cristiano Del Grosso, offerta concreta da parte dell'ambiziosissimo Monza di Berlusconi e Galliani, proposti 2 anni di contratto a cifre particolarmente allettanti. Il giocatore, che è un professionista per inciso esemplare, riflette, è legatissimo al Pescara, ha ottenuto a suon di prestazioni convincenti il rinnovo di 1 anno. Per contro però l'offerta è gratificante e soprattutto prestigiosa, non sarà per questo una scelta facile. Like happiness is